Avevo portato questo bigliettino dal futuro. E ora si è cancellato. Certo che si è cancellato. Ma che cosa significa? Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto. Quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete. Lo avevano chiamato Ritorno al futuro perché doveva limitare la fuga delle più brillanti menti pugliesi. Stiamo parlando del programma per l'alta formazione della Regione Puglia, che fino al 2013 ha erogato borse di studio per la frequenza di master post laurea in Italia e all'estero, con una clausola, seppur non vincolante, di far ritorno una volta formati in terra natia. Qualcuno ce l'ha fatta, qualcun altro no. Ma a rovinare il sogno di molti borsisti non è stata solo la crisi e la disoccupazione. Tra omissioni, ritardi, CUD sbagliati e ambiguità delle norme fiscali, molti cervelli si sono ritrovati, a distanza di anni, un'amara sorpresa. Io ho partecipato per un master del Sole 24 Ore in marketing e comunicazione. La quota erogata dalla regione è stata di 15.000 euro. In principio doveva essere una vera e propria borsa di studio. Si è rivelata invece un reddito che io avrei, secondo l'Agenzia delle Entrate, percepito nel 2011 e quindi soggetto a tassazione. Insomma, per il fisco la borsa, che si compone per il 50% di fondi della Comunità Europea e per il restante 50% di fondi statali e regionali, deve essere equiparata al reddito da lavoro dipendente e quindi tassata. In che misura però la regione non ha le idee chiare, tanto da inviare due diversi CUD. La parte della regione doveva essere tassata, mentre quella dell'Unione Europea ovviamente no. E proprio per questo la regione Puglia ha preparato un CUD 2012 con dichiarati soltanto i 7.500 euro. E a distanza di praticamente 4 anni ho ricevuto questo accertamento, avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, in cui mi comunicano che di fatto io avrei dovuto dichiarare il totale della borsa di studio, quindi 15.000 euro, e pagare su quelli le tasse. Praticamente adesso mi ritrovo a pagare più di 3.000 euro, che si vanno in realtà a sommare ai quasi 2.300 euro che ho pagato 3 anni fa, a seguito della lettera dell'Agenzia delle Entrate e della risposta che un rappresentante della regione mi ha inviato qualche giorno fa. Invece si evince che in realtà avremmo dovuto dichiarare il 100%, dal quale veniva tassato il 100% della borsa di studio e non il 50% come ci avevano inizialmente comunicato. Ecco. Le soluzioni sono due: o pagare subito cercando di ridurre al massimo le sanzioni praticamente di un sesto, oppure aspettare, fare comunque una sorta di denuncia, però con il rischio di ritrovarsi a pagare quasi il doppio di quello che ci è stato richiesto. Cioè praticamente quasi tutta la borsa. Sì, praticamente quasi tutta la borsa, diciamo dai la metà è sicuramente andata. Ma quel che è peggio è che di tutto ciò non c'è traccia nel bando di partecipazione. Nessuna comunicazione chiara sul perché sono state cambiate le regole. Io ho partecipato, forse era il terzo bando, e mi ero anche informata, e non erano assolutamente stati tassati questi soldi. Mi rendo conto che comunque è stata sicuramente un'opportunità. Col senno di poi non so se avrei comunque ripercorso questa strada. I tasse. Tasse, non nominare mai più quella parola in mia presenza. Ma che tasse è tasse? Signor Cento, io qualche migliaio d'euro lo devo dichiarare. Non destare sospetti. Capito, no? Un po' di tasse dobbiamo pagare, mi creda. Tasse? Ma signore, ma che sta succedendo? Uno manca 4 anni e siete usciti tutti di testa. Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Catasso, non se ne pagano, caccio caccio. Dovremmo avere il coraggio di dire che le tasse sono una cosa bellissima. È un modo civilissimo di contribuire insieme
al pagamento di beni indispensabili come la sicurezza, come la tutela dell'ambiente, l'insegnamento, la salute e le stesse pensioni in parte. Che è una barzelletta? Che barzelletta! E che? Qui c'è da piangere. Il comandatore Filippo tra riffette e raffette deve pagare 5 milioni. Mamma mia, facciamo 2. 2 milioni? No, 2000 lire. Ma non scherziamo, via, qui non siamo qui per scherzare. 5 milioni. 5 milioni. Voi accettate di poter pagare, no? Con me avete sì. Accettato di poter pagare. Voi accettate di poter pagare. Rispondete. Parlo con voi. Voi accettate di poter pagare, no? Ah, con me, vabbè. Voi accettate di poter pagare, no? No, no. Che... No. No? Sì. Accettato. Sì. Voi accettate di poter pagare, sì? Sì. No. 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 Sì o no? Io non ci capisco niente. Ma rispondete. Perché il contrabbandiere si mette a capo. La mano.